In tanti, volti noti, ma soprattutto gente comune, sono saliti oggi in Campidoglio, a Roma, per rendere omaggio a Sandra Milo. La capitale si è messa in fila per salutare l'attrice, musa di Federico Fellini e poi icona della TV anni Ottanta, scomparsa improvvisamente ieri a 90 anni. È una che sento di casa proprio, una compagna di viaggio, e mi dispiace proprio. Cosa ricordo di lei? L'allegria, queste soluzioni che trovava sempre belle nella vita, che ha combattuto veramente tanto, Corella. È un brutto giorno oggi, perlomeno per me. Però vedo che ha un pubblico enorme e tante persone si sono veramente addolorati. L'immagine di Padre Pio e la Madonna di Lourdes sulla bara, circondata da fiori bianchi, anziani, ma anche tanti giovani. Ci scambiamo qualche volta qualche messaggio in chat, perché ero un suo grandissimo fan e lei è stata sempre gentile. Io mi ricordo proprio la gentilezza, l'essere garbato di Sandra Milo. Meravigliosa, sempre sorridente, dolce, sempre una parola bella per tutti. Non ha mai odiato, non parlava mai male di nessuno. Era ironica, spiritosa, si prendeva anche in giro. I funerali domani alle 12 a Roma, nella Chiesa degli Artisti.